sopravvisse. No, okay. È stato salvato. Non, non dire perché sopravvisse. Perché è il grosso errore che fanno tutti. Perché è stato salvato. Eh? Come mai i politici italiani decidono di andare contro tutti? Tacchi. E salvare. E Popi cosa tacchi. Dice? Ma non è solo quello. C'è anche quindi interessi economici e non solo. E non so. Poi le operazioni collaterali, cioè quello che avrebbe che sarebbe partito subito dopo l'insediamento del nuovo. Quindi operazioni. Perché ha troncato tutto. Poi dobbiamo parlare dell'Italia, che è molto importante, perché se non si capisce chi è l'Italia. Non operazioni capisci? Successive. Quindi Italia. Breve storia della società o dei dirigenti? Della società. Vuoi leggere? Perché la domanda che devi porre. Ma è uguale, tanto tutti sono, sono sempre questi i discorsi. L'Italia se dove avanzare, dove avanzare, dove ricoprire il ruolo di presidente, ma poi effettivamente erano i servizi proprietari di Italia ed era tutto in mano al generale Cinti. Cinti? Ti ricordi? Compagnia di copertura per operazioni all'estero. Come mai? Così sfacciato no? Sia all'estero che sul suolo italiano, dappertutto. Forse la Grecia l'avevamo previsto, ma l'Italia no. E a te l'Italia che fine ha fatto? Eh? Quando è fallita, quando è chiusa? Sì, beh, ma lì dopo ti racconto la barzelletta. Questo teniamola fuori da registrazioni. Poi... poi la dopo Italia la sera sì, ma poi lì devi arrivare a far qualcame, devi arrivare al Bugipsi Vulcania e allora aspetta quindi operazioni successive alla ma scusa Max, se sei fruttifero mangio le queste Italia, allora, ma io mangio più la frutta ortaggio che non quella zuccherina. Vero Popi? Sì, sì, per l'Italia okay. Io ho visto i cani che mangiano le mele, lo sai. Per quanto riguarda la sera, facciamo descrittiva, spieghiamo chi era in campo. Certo. Quindi, lo scacchiere. E soprattutto, chiaro, e soprattutto il fatto che Gipsy Buccaneer viene mandato da tutt'altra parte, cioè nel punto realistico. Nel punto realistico dove trovano il corpo di Wanda della De Amici. Del Minicis e dello Stewart con la gamba tagliata, perché il foro nel 19 li ha risucchiati e la allora quindi lo scacchiere, le prove di una battaglia aerea, non ci fu una vera e propria battaglia aerea, non ci fu anche ma non a quei livelli come vengono descritti, cioè non è uno scenario così, cioè, c'è una fuga, insomma c'è un colpo, una fuga, un inseguimento. Non è così, ma la descriveremo meglio. Ok, la descrizione dell'operazione. Poi punto le prove. No, aspetta, punto realistico e punto reale. L'ombrello elettronico. Il ruolo degli SBS. Ombrello elettronico, così faccio un salto, è stato usato anche poi nel 2001 per altri... Perché pensi che non venga usato quotidianamente per mille storie? No, l'ho usato anche, ma nel 2000, l'abbiamo fatto nel 2011 con Paolo Attivissimo, no? L'ombrello elettronico, ti ricordi? Ah. Povero Attivissimo, come sta? È un po' meno lo sento, ma lo chiamerò, dai, che organizziamo altri dialoghi, no? No, tu perché non lo porti in Sicilia Attivissimo per fare un po' di dibattito? Ma guarda, volevamo portare in Sicilia pure David Icke, vediamo se riusciamo a portare Leo Zagami che ha parecchie cose. Zagami il 10 è a Spiaggia Rimini, 10 luglio. Sì, Zagami, con Zagami c'è anche un altro discorso molto più ampio perché sta addestrando. Non so se tu stai leggendo le confessioni illuminato, ma pare che sia una lettura su più strati, quindi oltre alla parte informativa c'è una parte iniziale, c'è proprio una formazione via posta. Su quale? Cioè, il primo o secondo? Su tutti e tre, su tutti e tre sulla trilogia lui ha intenzione di divulgare informazioni. Glielo chiederò a Rimini allora, al 10.
Più che altro, se hai modo di vederlo, chiedigli che cosa ne è della P5 e se insomma, se ha intenzione realmente di diventare operativo su questo piano. Su altri piani, insomma, credo sia già abbastanza operativo. La P5? Sì, un gruppo attivo. Ah, ho capito. Ma tipo i draghi bianchi, il drago bianco. Le cose che dice Benjamin Fulford, che però... A volte sembrano un po' New Age queste robe. Chiamiamole come vogliamo. Quindi, punto resti e punto reale, ombrello elettronico SDS. Poi, quello che accade dopo. Poi, Inframer, un altro punto che va approfondito. Come si chiama? Inframer. 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 La società di recupero francese. Solo italiano. Solo italiano. I vari depistaggi. E qui insomma sarà complesso. No, meno di quanto credi. È più lineare di quanto. Molto, anche perché. Questo non lo mettete su YouTube. Vabbè, questo è un backstage, comunque non è che deve essere troppo lungo. Salutiamo Paolo Attivissimo. Ciao Paolo, salutalo. Arrivederci, a presto. Alla prossima. Ciao Claudia. Come si stoppa?